Professore, lei è il responsabile della, parliamo in questo caso della prevenzione per quanto riguarda l'ipertensione. Cosa possiamo suggerire alle persone che non fanno prevenzione e soprattutto quando bisogna fare prevenzione? Sì, prevenzione andrebbe fatta sempre, insomma, fin dalla nascita, fin dai primi anni di vita. Noi pensiamo agli atteggiamenti delle mamme iperprotettive, non è un'aneddotica delle mamme che aggiungono un po' di sale ai preparati da cucina, mettiamo un po' di sale perché il sale va sempre bene, quindi andrebbe fatta fin dalla piccola età. Per quanto ci riguarda, la prevenzione cardiovascolare si basa su alcuni aspetti fondamentali e quelli più semplici sono fondamentalmente poi quelli più importanti, e sono la dieta e l'attività fisica. La dieta vuol dire in qualche modo, tornando al sale, avere cercare di ridurre in qualche modo quello che è l'apporto di sale negli alimenti. Ricordiamo che l'80% circa del sale che noi mangiamo quotidianamente non è il sale che noi aggiungiamo ai cibi preparati in cucina, ma è un sale che ci deriva dai prodotti preconfezionati, dai surgelati preconfezionati, agli snack, alle patatine fritte, ai salumi, a tutto quello che è preconfezionato. Il sale di per sé ce n'è poco in tutti gli alimenti e poi siamo noi che per insaporire qualche alimento, tipo la pasta, il sale, aggiungiamo un po' di sale. Quindi essere moderati nel salare gli alimenti, non abolirlo perché il sale serve, e cercare di, per quanto è possibile, di contenere l'assunzione di questi prodotti preconfezionati. C'è la possibilità di prendere il più tardi possibile le pillole, insomma, dei medicinali? Cioè, nel sì, senso, il primo intervento è quello di tipo, diciamo, non farmacologico. Non farmacologico vuol dire dieta e vuol dire attività fisica. L'ereditarietà è importante? Cioè, si è condannati ad essere ipertesi se i genitori lo sono, oppure si può evitare? Beh, si è condannati, si è predisposti. E proprio nei soggetti predisposti bisogna fare leva su tutte quelle risorse naturali che abbiamo, ma bisogna applicarle, perché il più delle volte queste norme vengono prescritte, il più delle volte queste norme falliscono non perché falliscono di per sé, ma perché non vengono applicate. E qualche volta, dicevo, è responsabilità del paziente, qualche volta è responsabilità anche dei medici, perché poi il medico rischia di andare sempre un po' di fretta, cioè manca quell'empatia molte volte tra medico e paziente, che non motiva sufficientemente con le giuste parole il paziente a fare queste scelte di vita che sono faticose e possono essere perché molto faticose. Le emozioni giocano un ruolo importante nell'ipertensione? Sì, le emozioni giocano un ruolo importante. Le emozioni, e in particolare oltre l'emozione, lo stress. E abbiamo tutti una vita stressata. Sì, 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 abbiamo tutti una vita stressata. Per cui lo stress non si può abolire, ma andrebbe, per quanto è possibile, modulato. Grazie, professore, grazie a lei, per i consigli. Grazie.